Cosa succede se provo ad assorbire uno degli oggetti della storia? Si può sfuggire alla caduta della spada di Damocle? Ma quando esce ufficialmente la co-op online di The Binding of Isaac? Oggi cercherò di dare una risposta a queste e tante altre domande che voi mi avete posto in questo primo episodio di... È possibile usare la pala nel mercato nero, in una botola o nella botola del negozio? Teoricamente credo che dentro una botola normale non dovrebbe essere possibile usare la pala. Sì, anche se viene usata non succede assolutamente nulla, ok. Nella botola della member card del negozio invece forse sì, forse funziona. Sì, infatti, sembra funzionare. Ah, interessante, crea solamente botole per il piano successivo e non invece le crawl space che ti portano all'area segreta, ok. E non appena troviamo un mercato nero, possiamo provare a usarla anche là dentro. Eccolo qua, anche se viene usata la pala sugli elementi decorativi, vengono create solamente botole per il piano successivo. Ah, interessante, non lo sapevo neanche io, sinceramente. E sempre rimanendo in tema, se si usa la pala in una stanza così tante volte da riempirla totalmente, che succede? Ora lo scopriamo. Quanto pare non posso bloccare le uscite della stanza. Però tecnicamente sembra che possa riempire completamente tutto il resto. Posso passare in mezzo senza cadere? No, non posso. Allora, credo che in questo modo si sia completamente bloccata la possibilità di attraversare questa stanza. Proviamo a teletrasportarci per non cadere. Ora dovrei... Oddio, ne ho generato uno davanti alla porta, veramente. Ma se corro? No. A quanto pare si può coprire un'intera stanza con le botole. Questo è stato fighissimo da scoprire. Se vi state divertendo, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Lasciate poi un commento qua sotto con altri miti o curiosità che analizzerò in un prossimo video. Se si usa Teleport 2.0 più l'oggetto Duality, si può entrare in entrambi i patti? Per chi non lo sapesse, Teleport 2.0 fa sì che Isaac venga teletrasportato in una stanza che non ha ancora visitato del piano. E in queste stanze sono comprese anche i patti. E ora, sconfiggendo il boss, teoricamente... dovrebbero comparirmi entrambi i patti, quello del diavolo e quello dell'angelo. Quindi se io entro per esempio in quello dell'angelo ed esco, ora quello del diavolo non c'è più. Però posso trovare quello del diavolo? Ora dovrei andare nel patto col diavolo oppure nell'IM Error Room, uno dei due. A quanto pare, quando entri in un patto, l'altro completamente scompare. Però adesso devo fare un altro esperimento io. Senza entrare in nessuno dei due patti, cosa succede? Dove mi porta? Ora faccio fuori Baby Plum, mi dispiace. E compaiono entrambi i patti, però non entro in nessuno dei due. Ora, dove mi porta? Nel patto col diavolo. E poi nella Emerald Room. Ok, ha scelto lui per me. Molto figa come cosa, molto molto figa. Prossima domanda. Se tente Jacob ha Holy Mantle da fantasma, Holy Mantle funziona come scudo? Non riesco a pensarci così su due piedi. Però non dovrebbe essere così difficile da provare. Ok, abbiamo l'Holy Mantle, siamo fantasmino e... effettivamente Holy Mantle funge da scudo. E allora è molto utile come oggetto Holy Mantle con Tainted Jacob. Posso continuare a prendere un danno per stanza anche dal mio bastardone di amichetto qua. Nice! Cosa succede se si assorbono oggetti chiave come Death Note oppure le Polaroid? Immagino che assorbire lui intenda con il Void... quindi per essere in tema usiamo Apollyon. Facciamo fuori mamma velocemente e vediamo subito se si possono assorbire le Polaroid. A quanto pare sì. Credo che semplicemente ora la run non possa più proseguire per The Lamb oppure Blue Baby. Tecnicamente anche le chiavi angeliche si possono assorbire, esatto. E invece le Death Note, una volta che ci si trova in questa stanza senza via d'uscita, ah, non si può assorbire. Ok, interessante, interessante. A quanto pare non si può fare altro che prendere le note di papà qua. Prossima questione. Con la sinergia Brimstone, coltello di mamma e lacrima ricerca, i coltelli che arrivano dopo hanno un effetto homing? Sai che non lo so. Allora, abbiamo sparato un dummy sul quale lacrima ricerca dovrebbero funzionare. Ok, perfetto. Prendiamo il coltello, prendiamo il Brimstone e quindi la sinergia ovviamente è questa. E si può già benissimo vedere che anche tutti i coltelli che arrivano dopo hanno un fighissimo, devo dire la verità, effetto homing. E il danno ovviamente è tipo impressionante. Wow! E sempre per rimanere in tema, mi chiedete come funziona Mom's Knife con Brimstone con le Controlled Tears di Ludovico. Vediamo un po'.
viene completamente perso il Brimstone? Ma veramente? Mamma mia, che cosa triste, Ludovico. Ah, Gesù, che fastidio. Si possono trovare dei famigli che non hai ancora sbloccato con il Monster Manuel? Interessante come domanda. Andiamo sul file dove non ho tipo sbloccato nessun oggetto, come potete vedere, e vediamo con il Monster Manuel quali famigli ci escono. E spamiamo. Ok, dopo un po' di spam, sono abbastanza sicuro che la risposta sia sì, perché Twisted Pair, vi assicuro che su questo file non l'ho sbloccato, e come potete vedere, in mezzo a tutta la marmaglia ci sono i due diavoletti di Twisted Pair. Quindi il Monster Manuel può creare qualsiasi tipo di famiglia, anche se non è ancora stato sbloccato. E aggiungo io una curiosità, la stessa cosa si può fare con la Soul of Lilith? Forse, e dico forse, con la Soul of Lilith invece non si può fare. Sì, mi sa che si ripetono sempre quelli. Ok, quindi credo che con la Soul of Lilith invece non si possano trovare famigli che appunto non ho già sbloccato. Ok, pensi sia possibile avere tutte le trasformazioni in una run? Ci metto un po', però dovrebbe essere possibile, sì. Ok, dopo un bel po' di tempo dovrei aver spawnato ogni oggetto che mi serve per avere tutte le trasformazioni su Isaac. Quindi con 3 Mom's Heels abbiamo ovviamente... Yes, Mother. E infine abbiamo 3 pillole puberty per trasformarci in adulto e 3 One Makes You Larger per avere Stompy. E signore e signori, abbiamo ogni singola trasformazione su The Binding of Isaac. E addio mostro. Let's go. È possibile diventare una trottola con la Spirit Sword e aumentando il tirs a dismisura? Sì. Se hai Pyromaniac, le gambe di mamma ti curano? Questa è una roba che poteva succedere su Afterbirth, però da Repentance purtroppo le gambe di mamma non sono più considerate danno da esplosione e quindi non ti curano più. Però era così una volta. Adesso invece... tapigli in culo. L'effetto di Camo Undies è considerato un'esplosione? Allora qua credo che voi intendiate l'effetto di quando scompare l'invisibilità. Ovvero questo. E non conta come un'esplosione. Infatti non possono essere distrutte le rocce. Purtroppo neanche le tinte, però come vedete. Ma come anche un altro di voi fa notare, pigliamo la salsiccia, dovrebbe funzionare per far fuori i pupazzetti delle Secret Room. Esatto. E ovviamente quindi anche quello del negozio. Questa è una che sono sicuro aspettavano in molti. Sappiamo una data su quando uscirà ufficialmente la coop online su The Binding of Isaac? Beh, è più complicato del previsto. L'alfa era uscita e io ci avevo anche giocato. Ma a quanto pare qualche malintenzionato stava facendo del data mining e stava rovinando l'esperienza per tutti. Quindi hanno chiuso definitivamente la possibilità di giocare in accesso anticipato all'online e la data di uscita ufficiale sembra essere verso la fine del 2024. Ovviamente purtroppo stiamo ancora solo parlando della versione per PC. Sinceramente non ho idea né di quando né se uscirà mai quella per console. Cosa accade ad una troll bomb dorata se si possiede il trinket fuse cutter? Questa dovrebbe essere abbastanza lineare, perché infatti se si possiedono le safety scissors con una golden troll bomb, semplicemente si trasforma in una bomba dorata. Una cosa che aggiungo io invece è che se ci sono i nemici che spawnano queste mega troll bombs e si possiedono le safety scissors, vengono trasformate in mega bombe che si possono raccogliere ed effettivamente usare. Ed è assurda sta cosa. Il fatto di poter usare noi stessi queste giga troll bombs è fighissimo, secondo me. Mi è capitato in passato che C-Section, superato un certo tier rate, non funzionasse più. Questo bug è stato corretto? Non lo so, non credo mi sia mai capitato. Con 13 di fire rate sembra andare ancora bene. Con 23 di fire rate sembra andare ancora bene. Se con 60 di fire rate va ancora bene, direi che... o è stato corretto oppure aveva una run completamente rotta. Ora ho letteralmente la statistica massima di fire rate disponibile e C-Section sembra ancora funzionare bene, quindi probabilmente sì, è stato corretto. Se si ha il Rainbow Worm e Rock Bottom, le statistiche aumentano all'infinito? Allora, questa è una cosa che tante persone non capiscono di Rock Bottom. Tutti sanno che Rock Bottom è un oggetto che fa sì che le statistiche non possano mai diminuire. Però non è che in ogni singola occasione nel quale aumenta una statistica, le effettive statistiche vostre aumenteranno. Siccome Rock Bottom tiene praticamente in memoria le statistiche di base. Quindi se io per esempio ora prendo Rock Bottom,
Uso la carta Huge Growth che mi aumenta di un sacco il danno. Ed esco dalla stanza, ovviamente il danno mi resta aumentato, perché è così che funziona Rock Bottom. Però ora che sono uscito dalla stanza, la statistica effettiva del danno sarebbe comunque dovuta diminuire. Quindi ora qualsiasi danno aumentato non mi aumenta ancora di più il danno, perché in memoria c'ho ancora le statistiche di base, che con un semplice damage up non arrivano a 10 di danno. Quindi Rock Bottom è una cosa abbastanza strana, e come avete visto con Rainbow Worm no, non mi aumenta all'infinito le statistiche. Cosa succede se si inizia una run con Eden con l'attivo Clessidra e si utilizza? Questa è una curiosità molto molto divertente che sono sicuro già tanti di voi sanno, ma non devo per forza farlo con Eden perché ho la debug console. Se per qualche caso fortuito si riesce a possedere la Clessidra nella prima stanza di gioco senza essere mai entrati in nessun'altra stanza e la si usa, Isaac, come è logico che sia, viene trasportato nella home. Perché all'inizio, prima ancora di iniziare a giocare, lui da sotto questo tappeto era sceso verso il primo piano del basement. Quindi c'è potenzialmente il modo di arrivare ad affrontare Dogma senza nessun tipo di upgrade, e garantendo quindi, diciamo, una morte certa. E sempre in tema, un'altra persona mi chiede: può succedere che nella challenge dove combatti subito Mega Satana, quindi la challenge Back Asswards, esca una Clessidra come attivo? Se sì, che succede quando si usa? La challenge 31 Back Asswards inizia da Mega Satana. Quindi effettivamente, cosa succede se si ha la Clessidra e la si usa? Oh, oddio, e non ho oggetti! Questo è un bug bello e buono. Ho perso tutti gli oggetti, la vita mi è rimasta per qualche motivo, e sono comunque rimasto nella stanza di Mega Satana. Beh, qua abbiamo scoperto un bug, ragazzi. Con lo Spin Down Dice puoi trovare oggetti che non hai ancora sbloccato? Qua, senza neanche provare, ti dico subito che la risposta è sì. Per esempio, ora andiamo nel secondo file, dove confermo di non aver mai sbloccato, non lo so, Incubus, come abbiamo già visto prima, che è l'oggetto con l'ID 360. Quindi se spono l'oggetto con l'ID 361 e mi do lo Spin Down Dice, Fates Reward, anche se non l'ho ancora sbloccato, non si trasformerà in Incubus. A quanto pare no. 8 inch nails, che oggetto è? 3,59. Ha saltato il 3,60. Sì, sta saltando oggetti che non ho ancora sbloccato. Pensavo che invece si potesse fare, perché per esempio se andiamo su un file completo e gioco con Tainted Lost, lui normalmente per esempio non potrebbe trovare Holy Mantle. È scriptato che lui non possa trovarlo. Però se ho lo Spin Down Dice e lo uso su un oggetto con l'ID di 1 superiore a Holy Mantle, si può trovare effettivamente Holy Mantle anche con Tainted Lost. Se si usa l'attivo The Clicker mentre si sta donando nella Grid Donation Machine, la percentuale cambia? Questa è anche molto interessante ed effettivamente un dubbio lecito. Ok, allora, con Isaac, come vedete, la percentuale che la macchinetta mi si rompa è del 20%. Ok, non mi si è rotta. E ora vediamo cosa succede se uso il Clicker. Effettivamente sì, la percentuale cambia. Infatti con Blue Baby ce l'ho allo 0%, perché a quanto pare non avevo mai donato così tanto con Blue Baby. Quindi sì, confermo, la percentuale col Clicker cambia per ogni singolo personaggio. E direi che per finire rispondiamo ad un'altra domanda millenaria che mi avete chiesto veramente in tanti: è possibile sopravvivere alla caduta della spada di Damocles? Per chi non lo sapesse, Damocles è un oggetto aggiunto su Repentance che si può usare una sola volta. Da quando viene usato c'è una spada che ti penzola sulla testa, e dalla prima volta che ricevi un danno, ogni singolo secondo che passa nel gioco hai una possibilità di morire, perché la spada appunto ti cade in testa. Ebbene, è effettivamente possibile sopravvivere alla sua caduta, ma solo in determinate situazioni. Prima di tutto, se si possiede più di una vita, è possibile respawnare senza perdere la partita. E per di più, ogni forma di invincibilità renderà la caduta completamente innocua. Ma purtroppo nessun tipo di teletrasporto o di movimento veloce, come quello di teleport oppure di how to jump, potrà impedire la morte del personaggio. Quindi sì, Damocles è effettivamente una brutta bestia.